E oggi andiamo con la geografia, quindi oggi andremo a imparare leggiamo le carte geografiche, cioè leggere le carte geografiche, quindi incominciamo, che è meglio. Allora, intanto facciamo un ripasso. Così del reticolato geografico e fusi, un piccolo ripassetto, un foglio così diciamo. Allora, il reticolato geografico e i fusi orari, meridiani paralleli che formano un reticolo che permette di indicare la latitudine e la longitudine di ogni luogo della Terra, il reticolato geografico formato da un intreccio di linee immaginarie di paralleli e meridiani. Paralleli e meridiani fanno parte del reticolato geografico. La latitudine è la distanza dall'equatore e la longitudine è la distanza al meridiano di Greenwich. L'ora vera è determinata dal passaggio del Sole sul meridiano che attraversa una certa località. Il sistema dei fusi orari, la Terra, è stata divisa in settori all'interno dei quali si usa la stessa ora. Le ore dei fusi sono indicate tramite il tempo ordinato universale UTC. Le due metà del fuso attraversano la linea del cambio di data a ovest il giorno prima, da est a ovest il giorno dopo. L'ora legale è l'ora che un paese può scegliere di adottare in estate, regolando l'orologio un'ora in avanti per risparmiare energia. Vi lascio il video completo qua sopra o in descrizione, o nelle schede qua su, oppure in descrizione. Quindi ora andiamo avanti. Non voglio farvi perdere tempo, quindi cominciamo con quello che dobbiamo fare oggi. Leggiamo le carte geografiche, così il titolo. Dopo vi lascerò nel sito web ufficiale, link in descrizione, la fotocopia, cioè la foto. Quindi, allora, le carte geografiche, secondo i principi generali, grazie ai quali quando le consultiamo troviamo più facilmente ciò che cerchiamo. Per poter utilizzare una carta bisogna sapere quali criteri essa è stata disegnata. Innanzitutto è importante conoscerne l'orientamento. Per conversione in tutte le carte geografiche il nord corrisponde al lato superiore della carta. Se viene utilizzato un orientamento diverso, succede a volte nelle carte a piccola scala, spesso nelle mappe, la posizione del nord viene indicata da una freccia sormontata della lettera N, cioè ora vi faccio vedere. Sì, adesso vi dimostro di tipo. Allora, qui per esempio facciamo, beh, faccio tipo un territorio, diciamo, no? Un continente. Non so cosa ho fatto in rosso, no? Questa è la nostra cartina. È la nostra carta. Noi, beh, chiaramente c'è la borsa, che non so, questa carta qua nell'angolino, poi in su, qua, qua, di qua, nei lati della carta. Io lo faccio per esempio, facciamo anche questo, la carta. Qui c'è una freccia oppure una bussola. E poi qua su una freccia. Dove? Adesso. Allora, sì, questa è una cosa semplice, ma io la spiego, che è meglio. Allora, sud, est, ovest, e poi qua su, in grande una lettera N, di solito, o in rosso, oppure in nero, dipende dalla cartina, se tipo questa roba qui, non so se vedete, ma boh, è una cosa semplice e molto capibile, perché nord, sud, est, ovest. Niente di che, nord di solito sempre su, ma tante volte ho visto in alcune cartine anche che è a destra o a sinistra. Quindi continuiamo con la lettura. Quindi da lettera N, sicuro l'ho già detto. Nelle carte fisiche e in quelle politiche viene riportato anche il reticolato geografico sull'immagine della carta in corrispondenza all'estremità dei meridiani e dei paralleli. Sono indicate le loro coordinate. Sui margini delle carte utilizzate negli atlanti sono anche
segnato le lettere generalmente sul bordo superiore e dei numeri generalmente su un'immagine laterale. Essi servono per facilitare l'individuazione delle località elencate nell'indice in fondo all'Atlante, con lo stesso sistema utilizzato per la battaglia navale. In un angolo della carta deve essere poi indicata la scala di riduzione utilizzata, quindi la scala. Sapete cos'è quella? Sì, dovreste capirlo anche se andate su Google Maps, lì trovate la scala. Poi, infine, nella tavola dei simboli, se si tratta di un atlante o immagine nelle singole carte, compare la leggenda, voce latina che significa cose che devono essere lette, ossia l'elenco dei simboli usati per realizzare la carta. Sulle carte sono anche riportati i nomi delle realtà geografiche rappresentate: monti, fiumi, laghi, centri abitati, eccetera. Una carta che sia priva di queste indicazioni ne viene chiamata muta. Una carta muta sarebbe questa qua. Per poter leggere una carta si dovrà individuare il tipo di carta e i simboli che usa, a seconda che la carta sia fisica, politica, fisico-politica o drammatica, sapremo che cosa cercare su di essa: elementi naturali, insediamenti umani, attività economiche, eccetera. Più frequente ci capiterà, al contrario, di dover cercare informazioni precise relative a elementi naturali oppure collegate ad attività umane. In questo caso dovremmo scegliere il tipo di carta adatto. Bisognerà poi familiarizzarsi con... mi sono confuso, adesso ho perso il segno. Con il significato dei simboli usati da chi ha disegnato la carta. Se si tratta di una carta fisica, ad esempio, si dovrà prestare attenzione alle gradazioni di colore e alle linee con le quali si indicano le differenti altitudini e profondità. In una carta politica o fisico-politica, i centri abitati saranno con cerchi e quadratini di dimensioni e colori diversi, mentre linee tratteggiate più o meno spesse marcheranno i confini tra gli stati e le suddivisioni amministrative esterne. Ora, abbiamo scritto cerca https://news.wordpress.com oppure radiomoscretto.wordpress.com, si chiede Radiomoscretto. Seguimi su clicker.com. Seguimi su Twitter Radiomoscretto MU. Fine. Ora vi faccio vedere la carta muta. Se diciamo che ora ve la faccio vedere, non so se la vedete, questa carta muta dovrebbe essere quella, quindi l'esercizio, anzi se volete trovare potete stamparvelo sul sito web che vi lascerò qui sotto in descrizione al link diretto di quella pagina con la carta muta che potete stamparvi e completarla se volete. Poi vi lascerò anche il link diretto in descrizione ai libri online, dove c'è una foto di una cartina che volevo far vedere, ma non ce la faccio a farla vedere perché è troppo piccola, ma la trovate qua sotto in descrizione, il link diretto a quella pagina web lì, quindi non dovreste fare fatica a trovarla. Quindi vi lascio il link diretto sotto in descrizione. Oggi, ho dimenticato di dirvi, ma oggi ci saranno due lezioni, cioè due a più lungo, quindi noi siamo andati a Geografia 02, non andiamo a Geografia 02 ma al numero 3, quindi le fotografie aeree e satellitari. Aeree e satellitari. Sempre link in descrizione, link diretto sempre ai libri online di quello che parlo. Troverete sempre in descrizione dove è scritto libri online, e lì potete vedere, stampare, fare quello, leggervi con calma, eccetera. La foto, e cominciamo a leggere. Le foto.
aeree e satellitari permettono di realizzare carte geografiche sempre più precise e aggiornate. La fotogrammetria aerea è una tecnica che si basa su speciali macchine fotografiche installate a bordo di aerei che vanno a quote comprese fra 300 e 20.000 metri sopra il territorio da osservare. Le foto vengono scattate in sequenza interrottamente l'una dopo l'altra e con inclinazioni diverse. Attraverso tali foto si ottengono le immagini tridimensionali del territorio, simili a quelle percepite dall'occhio umano. Si possono così disegnare carte a grande scala, molto dettagliate. L'immagine è sempre nei libri online. Le fotografie satellitari sono le immagini riprese da satelliti artificiali che orbitano attorno alla Terra a differenti quote. Esse mostrano l'intero globo terrestre, singoli continenti, paesi, regioni e città fino nei dettagli. Quindi sì, sempre troverete le immagini in non in descrizione, ma sempre nei libri online, perché se volete, se siete così curiosi lo trovate lì, se no potete anche non andare per me, uguale. Non è che voglio fregarvi, quindi potete andare. Permettono quindi di realizzare carte geografiche di altissima precisione e di aggiornare in continuazione, registrando i cambiamenti che avvengono nel tempo sulla superficie terrestre. Ad esempio, quando a causa dell'erosione un tratto di costa arretra, il mare penetra dove prima c'era terraferma. Le immagini satellitari possono oggi essere usate insieme alle carte fisiche e politiche, anche per lo studio della geografia, sia a scuola che a casa. Il programma Google Earth, scaricabile da internet, ti permette di vedere immagini satellitari molto dettagliate, perfino la casa in cui abiti. Sì, Google Earth è uguale a Google Maps, conoscerete tutti che Google Earth passa la macchina qua, per esempio, vicino a casa vostra e potete vedere anche casa vostra, per dire un esempio veloce. Poi anche da sopra, divertente, quindi ciao, al prossimo video.